La poesia che affronteremo oggi è una delle composizioni più note non solo nell'ambito della produzione di Giacomo Leopardi, ma di tutta la poesia italiana e mondiale. Si tratta di A Silvia. Composta a Pisa nel 1828, fin dal titolo ci fa capire che la protagonista è una ragazza alla quale il poeta rivolge i propri pensieri sublimi. Il poeta è affascinato da questa giovane, che rappresenta la giovinezza, la speranza, la bellezza dell'innocenza, di quell'attesa carica di vita che precede il tempo delle delusioni e delle smentite delle illusioni giovanili. Notate, ragazzi, nel testo come il poeta si soffermi sulla bellezza degli occhi di Silvia, definiti come ridenti e fuggitivi, ossia splendidi ma sfuggenti. Infatti fuggitivi rima con la parola schivi, che significa timidi, sfuggenti. È da notare che da Leopardi gli sguardi innamorati sono definiti schivi, qui verso 46. Non ci credi, sì. Or degli sguardi innamorati e schivi. Cioè chi è innamorato nasconde il proprio amore, lo dissimula. Così si vive. Posso andare in bagno? È urgente? Sì, però. Vai. Veloce, eh? Va bene, dai. Dunque, dicela. Scusi, prof, posso andare in bagno? Anche tu? Sì, prof, per favore, urgente. Vai, vai. Però sei l'ultimo, eh? Le compagne di Silvia non possono ragionare d'amore nei giorni festivi insieme a lei. Linda, volevo dirti una cosa. Io dovrei rientrare. Volevo dirti che io sono innamorato di te. Vale, ti ringrazio. A me piace uno... uno come il prof di lettere. Anch'io da grande farò il prof di lettere. Devo rientrare. Alessandro, cosa fai davanti al bagno delle femmine? Vai subito in classe. In qualche modo l'apparizione di Silvia rappresenta la speranza sfuggita e rimpianta, mia lacrimata speme, verso 55. Possiamo notare un parallelismo con la poesia Il Sogno. Hai parlato con Linda? Immagina di parlare con una donna amata non più presente. Ma probabilmente la stessa donna che sarà poi protagonista della poesia a Silvia. Devi insistere. Il poeta rivede gli occhi di lei immersi nei propri e crede di rivedere ancora la bellezza di quegli occhi in un raggio di sole. Hai visto? Leggiamo bene l'inizio. Era il mattino e tra le chiuse imposte per lo balcone insinuava il sole nella mia cieca stanza il primo albore. Quando, in sul tempo che più leve il sonno e più soave le pupille ad ombra, stettemi al lato e riguardommi in viso il simulacro di colei che amore prima insegnommi e poi lasciommi in pianto. Alessandro, cosa stai facendo? Portami qui quel biglietto. Quale biglietto? Quello che hai nascosto sotto il banco, ho visto benissimo. No, prof, per favore, faccio il bravo. Avanti, non fai storia, dai. Portalo qui. Dai. Anch'io da grande lavorerò in questa scuola e farò il prof di lettere, te lo prometto. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova. Mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa la sorte delle umani genti. All'apparir del vero tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte d'una tomba ignuda, mostravi di lontano. Bene, partendo dal testo di A Silvia come compito per la prossima volta... Mi scrivete un testo nel quale descrivete le sensazioni che vi suscita la primavera e prendete spunto dal maggio odoroso nel quale vi trovate e dalla vostra bella giovinezza.
Da tesoro. È tanto che aspetti. Oggi la lezione sembrava non finire mai. Chissà che pena per quei ragazzi. Ho dimenticato una cosa in aula. Aspetta un momento. Sempre con la testa tra le nuvole, come era da bambino.